siamo a bordo campo con mister Fabio Crupi, che non ha bisogno di presentazione alcuna, grande giocatore del passato e soprattutto grande allenatore. A lui il microfono per commentare questa partita. No, niente, una partita, innanzitutto mi vorrei fare i complimenti al Borgo, che è composto anche da ex ragazzi che allenavo io. Devo fare i complimenti al suo tecnico e a tutto l'ambiente, perché questa gara ha dimostrato la compattezza e la voglia di vincere e la fame soprattutto di vincere, in confronto a noi che siamo scesi in campo con le punte a punte di piedi. Forse pensavamo che siamo diventati campioni e possiamo risolvere le partite quando vogliamo, invece non è così. Se non si lotta in questi campionati non si vince. Quindi ripeto, complimenti a Antonio Cormaci e complimenti all'intero ambiente. È pur vero che nel primo tempo il San Giorgio abbia avuto le palle gol per ritornare sul calo Pinace con 3 punti in saccoccia. Sì, però ripeto, è stata una partita da noi approcciata senza cattiveria, quindi se non hai cattiveria non puoi andare a segnare, non puoi vincere, non vinci i contrasti, arrivi sempre tardi. Siamo passati in vantaggio su un rigore direi molto dubbio, e questo lo ammetto, però tant'è che l'avevamo anche sbagliato, siamo riusciti a segnare, però quelli erano segnali già negativi e purtroppo si è verificato quello che già pensavo. Quindi è una partita nata bene ma finita malissimo, che dobbiamo valutare molto la situazione adesso a casa e vedere dove abbiamo sbagliato e quello che abbiamo sbagliato. 2 tempi, uno per il Borgo Crecanico e uno per il San Giorgio. Sì, sono d'accordo, fondamentalmente sì. Comunque riprendiamo la marcia, ripeto, dobbiamo riprendere la marcia, dobbiamo ritornare a lavorare tutti in settimana, e per adesso ci aspetta uno scontro difficilissimo contro la prima in classifica, il Ravagnese, quindi speriamo di lavorare bene innanzitutto. Il presidente Bruno Caridi ritorna sulle rive del Calo Pinace con 0 punti, ma la sua squadra almeno nel primo tempo avrebbe meritato l'intera posta in palio. Sì, è vero, nel primo tempo abbiamo sfiorato i gol in parecchie occasioni, però purtroppo il calcio è così, quando non la metti dentro poi vieni punito. Il secondo tempo proprio non c'eravamo, abbiamo fatto un secondo tempo da dimenticare proprio completamente, perché noi non c'eravamo in campo, a parte le assenze che avevamo e ci mancavano un paio di giocatori per infortunio, però quelli noi abbiamo una rosa ampia, quindi chi entra in campo deve meritare, deve sudare la maglia. Purtroppo il secondo tempo non siamo stati all'altezza del primo tempo e il Borgo Crecanico ha meritato di vincere alla fine. Gli addetti ai lavori danno il San Giorgio tra le squadre favorite. Beh, noi abbiamo costruito una squadra competitiva per lottare, per fare un passo avanti in questa, per arrivare in promozione. Almeno nella griglia. Almeno siamo nella griglia, ce la giochiamo. Oggi abbiamo avuto una battuta d'arresto, purtroppo. Sono incidenti di percorso, speriamo che sicuramente da lunedì iniziamo a lavorare e pensare alla prossima partita con il Ravagnese, che è una delle favorite, un'altra delle favorite, se non la favorita in senso assoluto. Beh, favorita secondo me è un campionato, ancora il campionato è lungo, è un campionato che ci sono 3-4 squadre che possono lottare per la vittoria del campionato, tra cui il Ravagnese. E anche ci sono altre squadre a parte il Ravagnese. Però oggi abbiamo avuto una brutta battuta d'arresto noi. E noi ci siamo anche lì per giocarci anche noi la vittoria finale. Purtroppo oggi abbiamo avuto una battuta d'arresto e domani il Ravagnese è una partita, diciamo, sulla carta, tra virgolette, abbordabile, e quindi già siamo a 4 punti, quindi vediamo, ancora il campionato è lungo, vediamo come. Noi sicuramente non molliamo, oggi abbiamo avuto la nostra partita diciamo negativa, però ce la giochiamo fino all'ultimo perché ancora il campionato è lungo.
Ed eccolo Antonio Cormaci che incassa un'altra vittoria al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo e soprattutto sta ricevendo tutta una serie di consensi e di apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori e da parte delle squadre che vengono al Mauro Simone per disputare la loro partita. Anche oggi quelle del San Giorgio hanno fatto un sacco di complimenti al Borgo Grecanico che si sta rivelando matricola di lusso o matricola terribile. Antonio Cormaci. Sì, siamo contenti per questa vittoria perché soprattutto ottenuta contro una forte squadra, quindi ci abbiamo creduto fino alla fine. Sono contento se si è sbloccato Nunzio Martino, anche perché aveva bisogno di un gol per avere fiducia, quindi il gol c'è stato, è valso 3 punti, meglio di così penso che non ci potevamo aspettare, ma sono contento davvero di tutti i ragazzi, anche del 2003-2002 che erano in panchina pronti a entrare, che hanno sofferto insieme a me, insieme agli altri dirigenti in panchina, perché è stata una partita tirata, una partita che nel secondo tempo secondo me abbiamo disputato ottimamente, anche grazie forse al cambio di modulo ci ha aiutato un pochettino. C'è stato uno Bin strepitoso, Adam che è subentrato, Foca, anzi cito tutti i giocatori che hanno giocato, perché nessuno ha demeritato, tutti hanno dato il massimo. È quello che chiedo io, è quello che chiedo durante la settimana, è quello che chiedo durante le partite. Poi questa partita la potevamo pure perdere, ma se la perdevamo giocando così noi ce ne saremmo andati a casa sicuramente contenti. È venuta la vittoria, non dobbiamo pensare di aver raggiunto niente, tutto è migliorabile, possiamo sempre migliorare, quindi l'unica certezza che abbiamo è che possiamo migliorare, quindi dobbiamo lavorare per anche perché non sappiamo il nostro livello qual è, quindi abbiamo solo un modo, migliorare per scoprirlo sempre di più. Match winner annunziato Martino, ma l'uomo del giorno è Obinna, che non solo ha pareggiato ma ha offerto su un piatto d'argento con guanti e livrea il gol del 2-1, quello Obinna ricercato da squadre di promozione, se le nostre orecchie sono buone, e addirittura qualcheduna del campionato di eccellenza. Sì, diciamo che a termini regolamentari Obinna rimane tesserato con noi, non si può trasferire, quindi queste voci le lasciamo dove sono, perché sicuramente magari andasse in una squadra professionistica, perché per un ragazzo come lui sarebbe una vittoria doppia, perché è un ragazzo che da 2 anni è con noi, diciamo sempre le stesse cose, sbarcato e tutto il resto, quindi sta ottenendo consensi da tutti, qualcuno ancora gli fa qualche fallo cattivo, gli dice qualche parola brutta, e sia domenica scorsa che oggi compagni avversari sono andati a prendere le sue difese, non solo compagni di squadra, quindi questo è bello, questo è segno di crescita, perché ormai questi ragazzi sono qua in Italia, possono diventare, ci sono quelli bravi, quelli cattivi e tutto il resto, possono diventare una risorsa per noi se li sappiamo sfruttare nel modo giusto. Sicuramente le istituzioni si devono anche attivare per poter lasciare trovare lavoro e via dicendo, come dovrebbe fare anche con i ragazzi italiani. Quindi non è qua, il lavoro non c'è né per gli italiani né per gli altri. Qua il lavoro si deve trovare per tutti, bisogna fare qualcosa. I politici che negli ultimi 25 anni hanno solo incassato, adesso devono pagare pegno secondo me, quindi devono cercare, sforzarsi di trovare qualche soluzione che sia degna, perché o bianco o nero siamo tutti esseri umani e quindi è giusto che vengano aiutati in questo modo. Comunque Obin ha segnato 5 gol in tutto fino a questo momento, a parte gli altri, ma voglio dire in campionato. In campionato sia il suo 5° gol, l'anno scorso ne ha fatti 8 in tutto il campionato, quindi speriamo batta il suo record personale. In seconda, mentre stavolta siamo in prima. In prima, ma lui è un ragazzo serissimo, si allena seriamente, quindi tutti gli applausi e tutti i consensi che riceve sono sicuramente sono meritati. L'obiettivo della matricola di lusso terribile è la salvezza tranquilla, tra virgolette. Noi viviamo alla giornata, io non so la classifica, non la guardo più di tanto perché noi dobbiamo pensare alla prossima partita ora, che conti dobbiamo fare?
Qualcuno dice col San Giorgio il pareggio, noi giochiamo tutte le partite per vincerle, perché non sappiamo, secondo me, anche io lo dicevo pure l'anno scorso in seconda categoria, noi non sappiamo gestire niente, nel senso che il calcolo, i ragionieri, abbiamo una squadra giovanissima, quindi se va a ragionare ci manca l'esperienza, per ragionare c'è bisogno di esperienza, noi l'esperienza non è che ce l'abbiamo, perché abbiamo una squadra davvero giovane, se andiamo a guardare l'età media davvero giovane, sono contento perché intorno ai 23 noi stiamo compiendo un piccolo miracolo, secondo me, e pochi se ne accorgono, perché magari cercano di vedere altro, cercano di vedere cose che non ci sono, non lo so. Sognare non è proibito, succede a Enzo Napoli per gli amici Cecio, a cui in questo momento, in questo frangente, in questa circostanza sta andando tutto a gonfie vele, sia con i suoi galletti di primo canto, vale a dire l'Under 19, che con la prima squadra. Allora, a parte che non vi posso smentire perché i risultati vi danno ragione, ma secondo me questi sono i frutti che si stanno cominciando a raccogliere dal lavoro che si sta svolgendo in questa società, in questo gruppo, esattamente dal 16 di agosto. Io a porte chiuse nello spogliatoio mi sono permesso di dare il mio pronostico per fine campionato, non lo posso dire ora, poi a fine campionato qualcuno lo dirà. Cioè, il test di oggi è molto importante, perché ritenevamo, come lo ritengo io, che il San Giorgio secondo me è una delle candidate a vincere il campionato. Che poi oggi qua si sia fermato, lascia il tempo che trovo. Ha un allenatore, una società, una squadra che secondo me forse la Deliese gli potrà, o la Ravagnese, sono altre squadre, non gli potranno impedire di vincere il campionato. Quindi le capacità ce l'hanno, società pure, quindi la vittoria di oggi per noi è molto significativa, perché vincere sia in casa o fuori casa con una squadra del genere intanto dà fiducia ai giocatori, intanto la società e il mister principalmente raccolgono i giusti risultati per quello che stanno facendo e per il proseguo della prima squadra e anche dell'Under 18, perché a questo punto di conseguenza anche martedì stavo dicendo poco fa al suo collaboratore, al suo collega, che questo serve per fare una bellissima partita col Bocale, almeno lo spero. Riprendiamo il collegamento mentre il dottore Salvatore è andato in toilette, non so, abbiamo qui con noi Nunzio Martino, match winner della gara. Salve a tutti, oggi grande gara, più che altro una gara di sacrificio. Credo che dal 16 agosto stiamo dimostrando sempre dei passi avanti, grazie al mister, l'impegno, la serietà che ci stiamo mettendo tutti, siamo ragazzi giovani, più che altro 20 anni, il massimo a Alberto, il nostro capitano. Oggi ringrazio con questo gol tutti i miei compagni, perché grazie a loro sono riuscito ad arrivare a questo risultato, perché dopo 2 anni ho ripreso grazie al mister che ha creduto in me. Dedico il gol a mio padre che sta male e a mio nonno che dovrà subire un intervento a pochi giorni. Quindi ringrazio tutti e ringrazio il pubblico di merito che mi sta vicino, e ringrazio il mister che è una grande persona. La linea allo studio.